Sono gratis, cioè, no, scrivi, a me fa piacere che tu possa creare liberamente senza avere altri problemi sopra di te. È tutto vero. È così vero ed è durato fino alla seconda guerra mondiale, in questa specie di piccolo mondo stravagante che, ripeto, era in particolare parigino, era anche americano, per molti aspetti, ma in America già diventava una cosa più esagerata, qui era quasi come una cosa sotto banco. Per esempio la famosa mostra che ora hanno fatto, inaugurato a Napoli, su Parado, questo spettacolo dice molto su Cocteau, perché Cocteau era l'inventore di questo balletto. Ed è quello che ha coinvolto Picasso nell'anno 1917, quindi con cui lui aveva 17, 11, 28 anni. Picasso era già famoso, già aveva i mercanti che gli chiedevano opere, eccetera, eccetera, ed era già in un certo senso apparentemente intoccabile, solo che faceva parte di questa cerchia di pittori, musicisti, poeti, scrittori, ballerine, aristocratici che scrivevano poesie, aristocratici che facevano musica, che suonavano il pianoforte anche a livelli, diciamo, da concerto. Questa gente che si intrufolava in questo mondo, non faceva niente, non si sa come viveva, drogati all'ultimo stadio. L'etere, per esempio, era una delle cose che si usava lui. Lui faceva parte di questa ginga, diciamo, e a un certo punto era normale che uno non famosissimo ma abbastanza noto lo avvicinasse e dicesse: vuoi fare dei fondali per il teatro? Una cosa che tutti pensavano che Picasso non avrebbe fatto. Da quel momento comincia la carriera di Picasso come scenografo, perché dice sì, ok, questa cosa mi sembra stravagante, era una cosa diversa dall'epoca, cominciano a fare questa cosa. Quest'opera nel 1917, c'è ancora la guerra, li faccio notare. Loro sono criticati perché c'è la guerra e loro si mettono a fare cazzeggi con queste cose, uno spettacolo già era trapelato, che era stravagante, una specie di arlecchinata. Allora vanno a Roma, è fantastico questa cosa, vanno a Roma perché dice a Roma la vita costa poco, quindi chi ci mantiene, perché questa banda era tutta mantenuta da un paio di questi mecenati aristocratici, cioè, dice sì, scommettiamo sull'arte nuova, Apollinaire che spalleggiava, cioè Apollinaire vivo che spalleggiava questi qua, cioè diceva i giovani sono fantastici, investire su Cocteau, su Picasso, cioè per dire, come se adesso uno dei nostri vecchi guarda, si uscisse dalla sua valenza spirituale, uscisse da sono dei bravi scrittori in Italia che... No, voi dovete però davvero focalizzare che questo è realtà, non è una cosa inventata. È un mondo, no? Andiamo a Roma, è tutto. Questo è il... Poi fanno la prima a Parigi di Parade, lo scandalo, quindi il successo, perché a Parigi di Parade si applicava il successo, eccetera. Poi altre cose. Il giovane Cocteau, però, che era un ragazzo di buona famiglia, in realtà è esordito come poeta a 16 anni. Cioè, a 16 anni non è che è esordito come poeta perché scriveva poesie, lo scriveva probabilmente a 8 anni, come tutti i ragazzi di buona famiglia, colta, dove la zia suonava il violino a livello di aver fatto 10 anni di conservatorio, il nonno aveva il quartetto con gli amici dove si riunivano, uno suonava la viola essendo direttore di una banca, l'altro suonava il pianoforte essendo commerciante di vini all'estero, cioè non è che andavano a zottole anche, o a escort, ma suonavano il quartetto e facevano musica in casa perché avevano studiato anni, per esempio, uno strumento. Questa era la borghesia di cui tanto poi oggi si parla e che non esiste naturalmente, oggi non ha senso questa cosa. E lui era figlio più o meno di una famiglia agiata, così per cui cominciano a portarselo dietro da piccolo, a teatro, all'opera, c'è Sara Bernard, per capirci, che lui vede da piccolo così, ci sta la Duse, c'è Pinco Pallino. D'Annunzio appare a Parigi perché era molto porteggiato anche lui, faceva
i libretti d'opera per Debussy, non mi ha fatto un libretto da lui, ha pensato che non mi sono una mezza stupidezza. Debussy diceva, nel mito ha scritto per me, faceva un'opera su questa cosa, il martirio di San Sebastiano, scritta in francese da D'Annunzio tra l'altro, e lo scrisse in francese antico, quindi si studiò il francese antico e lo scrisse, giusto per dire che la gente lavorava e si divertiva anche però, perché c'erano però questi signori nel Louvre, diciamo che vuoi fare parate, ma se volete andare a Roma, sì, la vita costa poco, pago io, andiamo, ma invitiamo pure quest'altro, sì, vieni pure tu, che vabbè, non la finirei più di parlare dell'epoca. Un'ultima cosa, sempre Stravinsky, che finché ha vissuto in Europa prima di andare in America dove lo pagavano ancora di più. Perché questa è una cosa seria, il fatto che un artista debba essere pagato o comunque messo in condizione di non fare un benemato niente tranne quello che deve fare. Stravinsky ha vissuto per anni, come pure i surrealisti di cui vi ho parlato la volta scorsa, forse ve l'ho detto, forse no, cosa facevano? Vendevano i manoscritti dei loro assurdi libri, che non vendevano niente come libri, diciamo che la Breton ha venduto 1000 copie di Najat. No, cioè sì, però intanto c'è il marchese di Pincopala che si è comprato il manoscritto e mi ha dato di che vivere per 2 anni. Cioè 2 anni significa affittarsi una casa, cioè mi parlo di cose reali, fare, vivere, mangiare al ristorante, vestirsi, fare tutto. Questo è il mondo nel quale, l'ultimo mondo in cui potevano esserci, secondo me, delle avanguardie, cioè delle persone che potevano rischiare di fare cose che non andassero per forza incontro al gusto della massa. La verità è questa è la verità. Potevano fare cose che non andavano incontro al gusto della massa. Quando Stravinsky fa la sagra della primavera, adesso entriamo. E Stravinsky, per esempio, si vendeva le partiture originali, a prezzi stratosferici, cioè 3 anni che bastava una partitura, oltre a quel poco, ma poco all'inizio, per tanti anni guadagnava, poi in America è cambiata la cosa, perché, ma finché è stato in Europa campava così sostanzialmente, in maniera fantastica, mangiando champagne, caviale, ostriche, dopo un inizio di nel 1914 il Cocteau ha 25 anni e lui una sua testimonianza dice per la prima volta la sera, finisco col fatto delle poesie perché sennò non si afferra questo, 16 anni prima raccolta di poesie, pubblicata, poche numerate, qua Giacon, le incisioni di Tizio e Caio, pagata chissà dai genitori, medici, questo giovane generoso, questo ragazzino portato dai genitori in questo mondo artistico, diventa una specie di enfant prodigio. Lui però dirà enfant gâté, che significa viziato, bambino viziato, che in francese ha un suono molto più negativo, significa anche guasto, cioè guastato dall'essere viziato. E lui dice, io pensavo di essere un genio, sostanzialmente, tutti quanti mi coccolavano, poi dice che aveva una parlantina talmente brillante che lo chiamavano in tutte le serate, nei salotti, perché era affascinante questo ragazzetto che parlava di cultura, di cose, eccetera, eccetera. Poi fa un'altra raccolta di poesia a 17 anni, un'altra a 18, dice, però scrivo tutte cose copiate, dice lui, nel senso che non avevo una mia personalità. E purtroppo loro mi viziavano, cioè questo mondo attorno a me mi viziava, finché una sera, nel 1914, andai a sentire la sagra della primavera di Stravinsky. Quando si fece la sagra della primavera di Stravinsky, che oggi, cioè a me non dice niente, oppure uno se la sente, dice, beh sì, così, successe veramente la fine del mondo, cioè fu veramente uno scandalo. Nel senso che i musicisti stavano in prima fila come Debussy, famosissimo, Ravel, restarono sconvolti,
sconvolti, impressionati, impauriti, dice sta arrivando qualcosa di così nuovo che noi che pensavamo di essere il nuovo siamo schiacciati da questo tizio. La gente rumoreggia in una maniera facinorosa, un casino della Madonna, quasi superiore al casino che era la saia della primavera agli occhi di questi qua, percussioni, tamburi, musica ritmica. Cocteau è una cosa bellissima questa qua, perché è uno di quei momenti che io dico in cui tu sei ferito e reagisci alla ferita in una maniera giusta. Lui disse, mi resi conto, quella serata spazzò via tutta la mia illusione di essere un artista. Mi tolse di colpo dal guscio protettivo delle mie poesie, di essere coccolato da questo e da quello, e pensai che tutto questo era zero. E che quella cosa che stava avvenendo era qualcosa invece che andava nella vera direzione di quello che io pensavo, più o meno vagamente però, che dovesse essere l'arte, la poesia, la scrittura, eccetera. Quindi dalla musica, perché lui aveva studiato anche musica, però così, tutto abbastanza dilettantescamente, quella cosa inaudita che quella sera lo ha investito probabilmente, gli ha provocato uno shock. Allo shock la ragione, cioè mi dovevo liberare di tutto quello che avevo fatto fino a quel momento e ricominciare da zero, a cercare me stesso. Da quel momento infatti cambia proprio anche il modo, comincia per esempio a scrivere prosa, poi continuerà a scrivere poesie, ma dopo diciamo, quando è passato un po' attraverso questa specie di come vi posso dire, pulizia, perché poi le opere di Cocteau in genere piacciono o non piacciono, sono molto lineari, non ci sono cose difficilissime da capire, simboli pochissimi, c'è tutto quel periodo ottocentesco, simbolismo, decadenza. Cioè dopo quella crisi che ebbe quella sera, che chiaramente la concentra in questo evento, ma sarà stata già in fieri, cioè stava già dentro di lui, quella cosa l'ha scatenata in un certo senso. Picasso anche lo aveva nello stesso periodo, lo martella, nel senso che dice no, questo Picasso, Stravinsky sono effettivamente qualcosa che non c'è mai stato, è qualcosa che a me adesso io vedo che quella è la via. Quella è la via, non significa poi lui imiterà l'uno o l'altro, perché non ha niente in comune con loro. Quella è la via, probabilmente significava chiudere con tutto un vecchio mondo che lo aveva anche inquinato in qualche modo, trasformando in questa specie di bambino viziato, e aprire una nuova fase della sua vita. Per cui scrive questi piccolissimi romanzi, che è una forma tipicamente francese, 80 pagine, non sono rare. Né racconti né come noi concepiamo il romanzo, opere molto libere, sì, che poche parole, eccetera, eccetera, e comincia una carriera poi che sarà molto particolare, che scriverà dei balletti, cioè diciamo di sceneggiature per coreografie, che a volte dipingerà lui stesso, perché era anche un disegnatore, un pittore, per quanto sostanzialmente con un tratto proprio, ma non un classico artista contemporaneo, moderno, eccetera. Poi farà il regista, girerà alcuni film muti negli anni 30, di cui due varrebbe la pena vedere, La Bella e la Bestia, è un film veramente straordinario, e un altro che si chiama Il sangue di un poeta, che è un altro film straordinario, fatto tutto di atmosfere. Poi fa altri film un po', secondo me, meno, L'Aquila a due teste, che poi Antonioni ha ripreso moltissimo tempo dopo, proprio sulla scia di questo fascino, di questo strano regista, quindi impara a fare il regista così. E quindi diciamo la sua carriera artistica, ed è morto nel 61, 63 anni, quindi la sua carriera ha attraversato dei periodi stranissimi, cioè dall'epoca che io vi ho descritto fino alla seconda guerra mondiale, che è lo spartiacque di tante cose, e poi è continuata nel dopoguerra, cambiando sempre,
cioè uno di quei personaggi è un po' come Picasso proprio, è sempre stato se stesso, ma ha sempre fatto delle deviazioni continue, diciamo così, no? Senza mai fissarsi in uno stampo, non sempre allo stesso livello, a volte toccando dei punti importanti, a volte più in minore, ma sempre autenticamente alla ricerca di qualcosa. Ecco, una figura che in questo senso mi è sempre sembrata molto... Io vi leggo, faccio un piccolo esperimento, vi leggo dei pezzetti tratti da un libro che è uscito, mi pare, nel 49, quindi è un uomo maturo, cioè quasi sessantenne, nel dopoguerra. Uno strano libro, si chiama La difficoltà di essere, dove lui scrive dei piccoli pezzi, diciamo 6-7 pagine, a volte 3, a volte 4, su se stesso, sulla difficoltà di essere. Che lui dice: io ho una difficoltà di essere, cioè ho proprio questo da sempre. Quindi è un'opera strana, a volte ci sono improvvisi flash sulla sua infanzia, poi improvvise cose sui suoi libri, poi su artisti che ha conosciuto e amato, poi su improvvise descrizioni di quello che sta accadendo mentre sta scrivendo il libro. Tipo c'è una pagina molto inquietante dove lui racconta di una specie di eritema, ma è qualcosa di molto più grave che gli è venuto e che non riesce a... e che ha, il medico dice che ha ragioni... cause psicologiche, e lui descrive mentre sta scrivendo, combattendo con questo fatto e non può stare né seduto né toccare le cose né essere toccato dai vestiti. Cioè un libro scritto mentre lo sta scrivendo ti fa capire in parte che lo sta scrivendo, però non è un diario, ecco, non è un diario oggi, così tutto viene sempre trasformato in scrittura. Perché per lui non esisteva il concetto di diario, tipo adesso vi racconto la mia vita, eccetera, eccetera. E quindi è un miscuglio, vi ripeto, di autobiografia, di critica letteraria, ma che non somiglia alla critica letteraria, di ricordi, molti ricordi, di cose che riguardano la scrittura, eccetera. Io leggo dei pezzetti per darvi un po'. Ciò mi rende pigro e somiglia a quello che i psichiatri chiamano l'angoscia dell'atto, la carta bianca, l'inchiostro, la penna mi terrorizza. So che si alleano contro la mia volontà di scrivere. Se riesco, questo è uno scrittore che ha scritto a me, quando scrive questo tipo 30 libri, fatto film, fatto parato, conosciuto, e questo è importante, Picasso, Stravinsky, ha fatto il balletto per Stravinsky, cioè, so che si alleano contro la mia volontà di scrivere, se riesco a vincerli allora la macchina si scalda, il lavoro mi lavora dentro e lo spirito va, ma è importante che me ne occupi il meno possibile, che ci dormicchi sopra. Una sia pur piccola presa di coscienza di questo meccanismo lo interrompe, e se voglio rimetterlo in moto sono costretto ad aspettare che sia lui a decidersi, senza cercare di convincerlo con qualche trucco. È per questo che non mi metto al tavolino, che mi intimidisce e ha un'aria irritante. Scrivo a qualsiasi ora, sulle ginocchia, per il disegno succede la stessa cosa. Io so evidentemente imitarne il segno, ma non è lui. E il vero segno mi viene fuori quando gli pare. È per questo che sono stato ben attento a non perdere le mie forze a scuola. Mi sfuggono mille errori che correggo male. Pigro come sono a rileggermi e non rileggendo che l'idea. So se la cosa da dire è detta, d'altro non mi importa, ma ho anche il mio metodo.
e consiste nell'essere rapido, lungo, economo di vocaboli, nel non mettere in rima la prosa, nel prendere a lungo la mira senza uno stile di tiro e nel far centro costi quel che costi. A rileggermi con distacco mi vergogno soltanto degli ornamenti. Ci nucciono perché distraggono da noi stessi, il pubblico li ama. Mi interrompo, vi do piccole. Questo è molto interessante. Il mio peggior difetto mi viene dall'infanzia, come quasi tutto quello che ho, perché continuo ad essere la vittima di quei riti morbosi che rendono i bambini dei maniaci, che mettono il loro piatto a tavola in un certo modo, che scavalcano solo certe scanalature del marciapiede. In pieno lavoro, ecco che questi sintomi mi afferrano, mi obbligano a resistere a quello che mi spinge, mi fanno imbarcare in qualche bizzarro zoppicamento della scrittura, mi impediscono di dire quello che voglio. Per questa ragione, il mio stile prende spesso un ritmo intenzionale, che mi è odioso, oppure si rilassa all'improvviso, crampi di cui soffrono i miei organi e che riproducono le eccentricità nervose a cui si abbandona l'infanzia di nascosto e con cui crede di scongiurare la sorte. Anche adesso, nel momento in cui li spiego, li provo, cerco di vincerli, mi ci scontro, mi ci impegno, mi ci perdo. Vorrei rompere il sortileggio, la mia mania è la più forte. Può anche essere che mi illuda di poter dare un contorno a quello che espello, e invece lo posso così poco che questa forza che espello si oppone e decide fin la forma del suo contorno, cioè di questa frase che ha scritto. Ho definito il mal di scrivere di cui soffro e che mi fa preferire la conversazione. Questo pezzetto. Vabbè, questo è un pezzetto piccolo, riguarda Radiché, ve lo volevo però dire, memoria di autore del diavolo in corpo e di altre cose, però penso che questo è il suo libro più importante. Che è morto a 19 anni, dove ha scritto due romanzi, poesie, di cui uno anche qua questa non ve la leggo, ve la racconto brevemente. Lui dice che Radiché a scuola era una vera fedenzia assoluta, se ne fuggiva, non studiava, era bocciato, eccetera. Cioè, a un certo punto decide di mettersi a studiare. A che cosa? La letteratura, ovviamente, questo non facevano niente. Si sente nel mio tono un po' di netta invidia? Vorrei che si... No, ma vorrei che si sentisse... No, invidia no, cioè... Mi sembra di parlare, cioè, di babilonesi, di un'epoca che pure è l'epoca di mio nonno. Dico, che cazzo, poter nascere un secolo fa, va bene. In Italia però è diverso, quindi abbiamo sempre una doppia svenuta. Vabbè, allora niente, inutile, va bene così. Allora, cosa faceva Radiché negli ultimi tempi della sua vita? Questo è veramente interessante. Aveva questa, si era sviluppata in lui questa teoria. I capolavori sono inafferrabili. Le loro leggi ci sono oscure e non le capiremo mai. Allora leggeva una grande quantità di libri, cioè oggi si troverebbe bene, di libri da bancone di libreria, mediocri, si esprime così, e li confrontava proprio come uno studioso, come un semiologo, ante libri, li confrontava con i capolavori e dice proprio, ci tornava sopra, annotava, scriveva, rotolava sigarette e dichiarava che essendo il meccanismo di un capolavoro invisibile, non poteva imparare che dai libri che passavano per esserlo e non lo era. Quello molto carino, non lo voluto leggere.
Vi confesso che in un periodo della mia vita, senza aver letto questa cosa, ho avuto più o meno lo stesso tragico che mi si chiede. Sì, è vero, ho letto un sacco di monnezze perché mi ero convinto di questa teoria per tanto tempo fa. Non so né leggere né scrivere, così comincia il pezzo esibito della lettura. E quando il foglio del censimento me lo chiede, avrei voglia di rispondere davvero di no. Chi sa scrivere? Vuol dire combattere con l'inchiosso per cercare di farsi capire. O si cura troppo il proprio lavoro, oppure non lo si cura abbastanza. O si cincischia, diremmo noi, oppure si lascia pure. Raramente si trova la via di mezzo che zoppichi con grazia. Leggere è un'altra cosa, però non si aspetta a leggere è fantastico. Io leggo, credo di leggere, ogni volta che rileggo mi accorgo che non ho letto. È il guaio delle lettere, ci troviamo quello che ci cerchiamo, ci accontentiamo, meglio messa a noi. La mettiamo via, se la ritroviamo nel rileggere, ne leggiamo un'altra che non avevamo letto. I libri ci giocano lo stesso scherzo. Se non corrispondono al nostro umore attuale, non li troviamo buoni. Se ci disturbano, ne facciamo la critica e questa critica vi si sovrappone, ci impedisce di leggerli lealmente. Quello che il lettore vuole è leggersi. E leggendo quello che approva pensa che potrebbe averlo scritto lui. Può anche avercela con il libro per aver preso il suo posto, per aver detto quello che lui non ha saputo dire e che a suo parere saprebbe dire meglio lui. Più un libro è importante per noi, peggio lo leggiamo. La nostra essenza vi si insinua e lo pensa a nostro uso. È per questo che se voglio leggere e convincermi che so leggere, leggo dei libri in cui la mia essenza non penetri. Qui c'è un episodio biografico che è carino, ve lo leggo, anche se i nomi non vi diranno niente. Immaginate dei libri così d'appendice più o meno italiani, no? Degli anni 20, che so, come si chiamano? Guido da Verona. Liala, che ne so. Veniva più di Dannunzio. Beh, Baricco, fra cioè, 50 anni. È il caso letterario. Era il caso importante. Nelle case di cura in cui ho passato dei lunghi periodi, case di cura non per pazzi, ma perché aveva una serie di problemi ai polmoni, eccetera. Uno è cambiato più di 70 anni, noi senza problemi moriremo. Sto scherzando. Nelle case di cura in cui ho passato dei lunghi periodi, leggevo quello che mi portava l'infermiere o quello che mi capitava per caso. Erano libri di Pulfe Palmo, Luis Leblanc, che è un giornalista della fine dell'Ottocento, Xavier Leroux, altro sempre quello che ha scritto il fantasma dell'opera, innumerevoli libri d'avventura o gialli che facevano di me un lettore attento e modesto. Rocambole, Coppi, Il delitto d'Orsival, Fantomasce, i libri pur dicendomi tu sai leggere, parlavano troppo la mia lingua perché io non ne facessi a mia insaputa una preda, perché il mio spirito non li deformasse a misura del suo corpo. Questo è così vero, e poi viene un aneddoto simpatico, che ad esempio sentirete molte volte questa frase detta da un tubercolotico, parlando del libro di Thomas Mann, La montagna incantata. È un libro che non si può capire se non si è stati tubercolotici. Ora Thomas Mann l'ha scritto senza esserlo, proprio per far capire la tubercolosi a quelli che non la comprendono. Siamo tutti malati e non sappiamo leggere altro che i libri che trattano della nostra malattia. È il successo dei libri che trattano dell'amore. Perché ognuno crede di essere il solo a provarlo. Pensa, questo libro è indirizzato a me. Che possono capirne gli altri? Com'è bello questo libro, dice la persona che amano, da cui si credono amati e a cui si affrettano a farlo leggere, ma quella persona lo dice perché ama un altro. Questo è un po'
sconcertante. Va bene. E poi qua viene un aneddoto suo, cioè un aneddoto, una cosa personale sui ragazzi terribili, che è il romanzo di stasera, qui andiamo subito. Fa dei nomi di libri del genere, cioè che le persone hanno visto come propri, e dice: è uno dei miei, tra questi, Les Enfants Terribles, partece a questo privilegio strano. Quelli che lo vessero e visitessero divennero, per il fatto che credevano di vivere il mio scritto, le vittime di una rassomiglianza che si sentivano in dovere di coltivare. Ne veniva fuori un disordine artificiale e la messa in pratica cosciente, attento, questo è fondamentale per il libro, di uno stato di cose che ha solo l'incoscienza come scusante e come legge. Noi siamo il suo libro. Le lettere che mi dicono io sono il suo libro, noi siamo il suo libro, sono innumerevoli. La guerra, il dopoguerra, una mancanza di libertà che a prima vista sembra rendere un certo stile di vita impossibile. Qui vivono senza lavorare questi ragazzi. Non li scoraggiano. Scrivendo quel libro nella clinica di Saint-Cloud mi ispiravo un po' a dei miei amici, un fratello e una sorella che io credevo fossero i soli a vivere in quel modo. Non mi aspettavo grandi conseguenze in virtù del principio che espongo. Chi dunque, pensavo, vi si leggerà? E neanche quelli di cui io mi occupo, poiché il loro fascino è di non sapere quello che sono. In verità, sono i soli, a quanto io sappia, a non riconoscersi. Questo è proprio la lettera, lo scherzo del loro. Perché da quelli come loro, se ne esistono, io non imparerò mai nulla. Quel libro divenne il breviario dei mitomani e di quelli che vogliono sognare da svegli. Ultima cosa. Deve essere un sogno vivere bene nella propria pelle. Io ho dalla nascita un carico stivato male. Non mi sono mai sentito in giusta forma. Ecco il mio bilancio, se mi esamino. E in questo stato lamentevole, invece di restarmene a casa, ho scorazzato per tutto il mondo. Dall'età di 15 anni non sono mai stato fermo un attimo. Mi succede di incontrare tale o tal'altra persona e mi dà del tu che non riesco a riconoscere, finché una forza profonda strappa dall'ombra all'improvviso tutta la scena di un dramma in cui quella persona aveva il suo ruolo, in cui io avevo il mio e che avevo completamente dimenticato. Sono stato mischiato così fortemente ad una tale quantità di cose che si cancellano dalla mia memoria, non uno, ma 50. E da non credere quante poche tracce lasciano in noi dei lunghi periodi che abbiamo pur dovuto vivere in dettaglio. Per questo, quando fugo nel mio passato, ne travaso dapprima una figura che trascini dietro di sé la sua terra. Se ricerco delle date, delle frasi, dei luoghi, degli spettacoli, traballo, intercolo, barbuglio, vado avanti, vado indietro, non so più niente. Poi parla appunto le parole rare, questo dovrebbe interessare la legge tutto, ma ve lo salto, però ve lo voglio dire. Dice che lui ha un lessico molto ristretto, questo è molto interessante come cosa. Dice perché lui non riesce a usare delle parole nuove che non gli vengono automaticamente alla penna, e quindi per forza si aggira dentro un lessico, dice, mi potrebbero pure studiare, nel quale ripeto sempre sostanzialmente un lessico, noi diremmo basic, cioè non molto esteso, addirittura cita le poche parole che ha usato particolari, che spiega il perché, talmente secondo lui sono poche. Dice, non è che questo è un consiglio, attenzione, dice però, per me se uno deve sforzarsi per introdurre nel proprio lessico dei termini lavorando con il dizionario,
al momento, cioè io non ci sono mai riuscito, cioè quelle rare volte che all'inizio ho provato a farlo è sempre venuto qualcosa che non mi ha soddisfatto. È un concetto interessante, lui sta parlando di una lingua base che però è una lingua personale, cioè qualcosa che si forma in noi attraverso le letture, naturalmente, innanzitutto, attraverso la selezione incosciente che facciamo di queste letture, attenzione, cioè incosciente, perché non è cosciente, in gran parte è incosciente, e una seconda selezione che facciamo coscientemente, coscientemente sempre fino a un certo punto, per cui la parola arriva, qual è il motivo? Io credo, questo vorrei dire una cosa su questo. Credo che lui dica la parola così mi arriva diretta, non mi arriva cercata, perché dato che lui ha detto che la cosa più importante è dire la cosa, lui dice il cincischiare intorno al modo di dirla infiorandola, diciamo così, perché lui chiaramente ha detto l'ornamento no, attenzione. Se è coerente al suo, non sto dicendo questo, sto cercando di entrare in questo tipo di cosa, lui dice il lessico fa parte della mia sensibilità, non è un fatto linguistico, ma è una cosa che mi appartiene in ogni momento e che appena io tocco la cosa zampilla il lessico corrispondente. Questo penso che fosse la sua aspirazione, in modo che non ci fosse l'intercapedine tra il pensiero, l'idea, l'immagine da rappresentare e la ricerca del lessico adatto, cioè le parole proprio, in questo senso. Non è un tema, è un tema che meriterebbe molto, molto approfondimento, perché poi dipende sempre dalla quantità di lessico che abbiamo selezionato, è uno. E secondo, da quale lessico ci viene alla mente, è sotto la pinna, per usare la metafora classica, quando scriviamo una certa cosa, perché potremmo anche soffrire di povertà estrema, cioè lui non parla di questo problema, perché per lui questo problema non esiste, tu è convinto che se hai una cosa da dire ci viene anche il lessico e la devi dire, e quindi pensa che la cosa da dire superi, diciamo così, il problema formale, se volete, che è strano, uno che è un poeta, così eccetera. Ed è interessante proprio perché viene da uno che ha scritto molti libri di poesia, con le rime, cioè un tipo di lavoro che prevede una certa cura formale, no? Però lui insiste, come avete visto l'ornamento, no, la cosa da dire la devo dire a tutti i costi, e infine questa cosa qui sul lessico che lui dice lui è ristretto. Non esce fuori da una certa gamma. Naturalmente poi dice però le parole, oltre, cioè una cosa che sembra opposto, le parole, oltre a quello che significano, godono di una magica virtù, di un potere di seduzione, di una facoltà di ipnosi, di un fluido che opera al di fuori del senso che esse possiedono, ma opera solamente quando esse sono raggruppate, per esempio in una frase immagino, e smette di operare se il gruppo che esse formano non è altro che verbale. E quindi è tornato, sembra che ti sta concedendo la seduzione delle parole, però dice solo se sono raggruppate e se hanno dietro di sé la cosa. Se la cosa non c'è ed è solo verbale, smettono anche di sedurre. Questo è bellissimo, cioè è vero, non è che è bellissimo, è diverso. L'atto di scrivere si trova dunque legato a numerose costrizioni, intrigare, esprimere, stregare, sortilegio che nessuno ci insegna, poiché il nostro ed è importante che la catena delle parole ci assomigli per essere in grado di agire. Insomma, le parole ci sostituiscono e devono supplire all'assenza dei nostri sguardi, dei nostri gesti, del nostro portamento.
non possono dunque agire che sulle persone permeabili a queste cose. Per gli altri è lettera morta e le parole resteranno per loro lettera morta. Esistono dei limiti, quindi, per chi fa letteratura nel senso profondo del termine. Se voglio piacere, per esempio, una cosa di cui anche tu parla, devo venire meno però a questa cosa, perché vado incontro a un ipotetico gusto altrui e naturalmente a questo punto non accade il fatto che la catena delle parole ci assomigli per essere in grado di agire. La potenza magica di quelle parole raggruppate assieme fa sì che io possa conversare con uno scrittore di una qualsiasi epoca, perché mi mettono alla sua presenza, io lo interrogo, la loro armatura interna mi lascia capire quello che mi avrebbe risposto, a meno che non trovi la risposta già bella scritta. Ultima cosa. Ed ecco questa strana sensazione di vicolo cieco che comincia a prendermi ai quattro punti cardinali dell'organismo e ad annodarsi nel centro. È forse l'improvvisa caduta, o il temporale, o la solitudine, o le date della mia commedia che quadrano male, o la prospettiva di essere senza domicilio, o semplicemente che questo libro non vuol più andare avanti. Conosco queste crisi d'angoscia vaga per esserne stato spesso vittima. Niente di più difficile che dar loro un contorno che ci permetta di guardarle in faccia. Dal momento in cui appare, questo malessere ci domina. Ci impedisce di leggere, di scrivere, di dormire, di passeggiare, di vivere. Ci circonda di minacce confuse. Tutto quello che si arriva si chiude. Tutto quello che ci aiutava ci abbandona. Tutto quello che ci sorrideva ci getta uno sguardo gelido. Non oseremmo cominciare niente. Le cose che ci propongono si rovinano, si ingarbugliano, si rovesciano le une sulle altre. Ogni volta mi lascio prendere da queste profferte del destino che ci attira solo per meglio voltarci la schiena. Ogni volta mi ripeto che ho raggiunto la zona di calma, che ho pagato abbastanza caro il diritto di scendere per un dolce pendio, di non scivolare più a picco nella notte. Appena mi sono cullato in questa illusione, il mio corpo mi richiama all'ordine. E qua comincio a descrivere quella specie di orticaria di tema che è venuta, perché si è creato questo conflitto psico-fisico. Va bene. Questa era una premessa per diventare pari nel mondo di idee, se vogliamo così di qualcosa. Grazie di Ribbe è un romanzo del 1929 di 100. Come si chiama? I ragazzi del Ribbe, un romanzo di 120 pagine. Quindi è al limite tra il romanzo breve, un romanzo breve, un classico romanzo. Per il conclusore è anche lungo per la verità, perché lui ha scritto in genere cose più brevi, 100, 190. Non gli dicevano, ma è un po' corto, cioè è troppo lungo, cioè Proust poteva scrivere 3.000 pagine e qualcuno 80. Dice, basta che scrivi una cosa che sia buona, fratello. Fratello non lo diceva. Parla di ragazzi veri, adolescenti, di un'epoca imprecisata, sono gli anni 20, ma in realtà forse proiettata prima della guerra, cioè all'adolescenza di Cocteau, ma è un'epoca senza epoca. Perché tutto il romanzo si svolge quasi esclusivamente al chiuso, oppure in situazioni che somigliano molto al chiuso, e riguarda sostanzialmente sei personaggi. Prima di entrare, vi vorrei dire due fratelli,
un amico dei due fratelli, amico dei due fratelli, e altri due, e un'altra coppia non legata da loro, un altro ragazzo e un'altra ragazza, uno un po' più grande e uno meno. Tutti non arrivano alla fine del libro ad avere 20-21 anni, nel momento in cui finisce il libro, e comincia quando due di loro hanno 14 anni, quindi è proprio sullo stato di giovinezza. Riescono a, per motivi, vi leggerò dei pezzi lunghi stasera, come dopo proprio per farvi sentire. Quindi vi do tutti i dati. Diciamo, a un certo punto noi capiamo che vivono senza problemi per il futuro, per una serie di motivi. Prima, perché i due fratelli sono aiutati da un dottore amico di famiglia che praticamente li mantiene, diciamo così. Uno dei fratelli non va a scuola perché ha avuto un problema fisico e quindi può anche non andare a scuola. Attenzione, è importante questo. La sorella più grande non va proprio a scuola, ha rifiutato di andare a scuola perché la scuola è oppressiva, è tremenda, è noiosa, eccetera. Quindi vivono un loro mondo chiuso, che spesso è una stanza, anzi nella prima parte del romanzo è una stanza proprio, la stanza di questi due fratelli. Poi succedono delle cose da feuilleton nel corso del libro, no? Cose anche inverosimili, cioè nel senso che a un certo punto, vabbè, ve lo dico man mano, vabbè, vi ho dato qualche piccola cosa. Il romanzo parte con una descrizione estremamente accurata del luogo, che comincia proprio così: la Cité Montier si trova chiusa fra Rue d'Amsterdam e Rue de Clichy. Da Rue de Clichy vi si accede attraverso un cancello e da Rue d'Amsterdam attraverso un portone sempre aperto, il landrone di un carreggiato la cui corte costituisce appunto la Cité. La Cité sarebbe... Non esistono più adesso a Parigi queste enclave, vero e proprio cortile oblungo dove alcune palazzine si nascondono ai piedi degli alti muri uniformi dell'isolato. Cioè come un parco, diciamo, ma non è un parco artificiale, si è creato nel corso del tempo attraverso le stratificazioni. Le cose non sono state abbattute, le case sono state costruite dentro una cinta e c'è una specie di mondo chiuso, che ripeto non esiste più dagli anni 70, è stata tutto eliminata questa topografia parigina, come un dedalo, diciamo così, come un po' le situazioni a Napoli. Noi siamo in grado, credo, di capire questa cosa quando improvvisamente si aprono i cortili in mezzo ai vicoli che poi hanno un'uscita su un altro posto, che a sua volta si incugna dentro un improvviso portone che si apre con un giardino e una cosa dietro, eccetera. Questi piccoli mondi chiusi. Questa è la scena in cui comincia a una scuola il romanzo. Non so se riesce a leggere tutto, mi leggo un pezzo. Quella sera c'era l'amico. Cadeva fin dalla vigilia e naturalmente approntava un altro scenario. Il cortile indietreggiava nei tempi. Pareva che la neve, scomparsa dalla confortevole terra, non discendesse più in nessun'altra parte e si ammucchiasse solamente in quella. Gli allievi che si recavano a scuola avevano già guastato, pestato, compresso, solcato di scivoloni il terreno duro e fangoso. La neve sporca formava una carreggiata lungo i canaletti di scuola. Questa neve diventava finalmente la neve sui gradini, le tettoie e le facciate delle palazzine. Cuscinetti, cornici, pacchi grevi di cose leggere, anziché inspessire le linee, facevano fluttuare d'intorno una specie di emozione, di presentimento,
e grazie a questa linea che splendeva di se stessa con la dolcezza degli orologi fosforescenti delle stazioni delle giornate, l'anima del lusso attraversava le pietre, diventava visibile, si mutava in quel velluto che rimpiccioliva il cortile, lo arredava, lo colmava d'incanto, lo trasformava in un fantomatico salone. In basso lo spettacolo era meno dolce, i lampioni al gas illuminavano in modo incerto una specie di vuoto campo di battaglia. Il suo, lo scorticato vivo, mostrava selci diseguali sotto le lacerazioni della pellicola di ghiaccio. Davanti alle bocchette di scarico delle fogne, mucchi di neve sporca favorivano le imboscate. Una perfida tramontana abbassava a tratti le fiammelle dei lampioni e gli angoli d'ombra già vegliavano sui loro morti. Vedendolo così l'ambiente cambiava. Le palazzine cessavano di essere i palchi di uno strano teatro e diventavano delle abitazioni oscurate appositamente, barricate lungo il percorso del nemico, perché la piazza toglieva al cortile il suo aspetto di libera piazza, aperta ai giocovili, ai saltimbanchi, ai carnefici e ai mercanti, conferendogli invece un significato speciale, una destinazione precisa di campo di battaglia. Dalle 4:10 il combattimento avvampava in modo tale che diventava azzardato attraversare il portico. Sotto questo portico si ammassavano le riserve, le palle di nube, sempre c'è un battaglio di nube, ingrossate di nuovi combattenti che arrivavano soli o a due a due. Questa è la preparazione della prima cosa che succede nel libro. Cioè una battaglia di palle di neve, una palla di neve che colpisce in petto un ragazzino. Lo colpisce in petto perché lui, per farsi guardare dal ragazzo più bello e figo e coraggioso e avventuroso, eccetera, eccetera, della scuola, si è esposto sconsideratamente nella battaglia. Gli arriva una palla di neve proprio di questo ragazzo. Prima della palla di neve cattiva c'è per esempio questo flash. A destra, sul marciapiede dove si apriva l'andolone, stavano interrogando un prigioniero. Il lampione a gas illuminava la scena in modo discontinuo. Il prigioniero, uno dei piccoli, era tenuto fermo da 4 allievi, con la schiena appoggiata contro il muro. Uno dei grandi, accosciato tra le sue gambe, gli tirava le dita e lo obbligava a guardare delle orribili smorfie. Il silenzio di quel viso mostruoso e mutevole terrificava la vittima. Il ragazzino piangeva, cercava di chiudere gli occhi, di abbassare la testa. Ogni volta che ci provava, il facitore di smorfie afferrava una manciata di neve grigia e gli frizionava le orecchie. Finisce poi ricomincia la descrizione. Per dire che c'è crudeltà in mezzo a tutti questi bambini, ragazzi, eccetera, non è che stanno giocando, o meglio, il gioco è misto a questa. Poi c'è la descrizione della battaglia di neve, e poi c'è la palla di neve che arriva in pieno petto, lo ferisce proprio, gli esce il sangue, poi si scoprirà che nella palla di neve c'era una pietra, perché nel culmine della battaglia i combattenti usavano questa cosa. Il ragazzo che ha colpito viene ripreso, raggiunto da uno della scuola, un censore, traduce il libro, è una figura che non c'è più naturalmente, che era una specie di guardiano extra a quello che facevano gli insegnanti, che prende questo D'Argeron, che è il bello, cioè il bello, l'avventuroso, il tipo terribile che e lo confronta con il ragazzino ferito e gli chiede se l'ha colpito intenzionalmente e se c'era una pietra, su suggerimento di altri ragazzi della banda avversa, se c'era una pietra nella palla di neve. Il ragazzo, che si chiama Paul, perché è il fratello della sorella, il fratello della sorella, perché questo è il centro del romanzo, questa coppia di fratelli, con l'amico, sta in presenza dell'amico, il terzo di questa
del gruppo, cioè i tre fondamentali, se volete, e si aspetta che Paul dica sì, eccetera, eccetera. Paul invece coraggiosamente, noi seguiamo la cosa, sempre attratto da questa figura mitica di questo ragazzo che pure lo ha ferito, dice no, assolutamente, ma poi non mi sono fatto niente, solo un po' il sangue che mi è uscito perché sono sbattuto con la teca, con l'albero vicino a non so cosa. Il censore che non crede a questa cosa, ma non vuole problemi, dice vabbè, allora la questione è risolta e loro tornano. L'automobile, il ragazzino amico ha messo Paul nella macchina, ha chiamato un automobile da noleggio, taxi, diremmo noi, e l'ha fatto entrare in macchina per riportarlo a casa. L'automobile procedeva lentamente sul terreno ghiacciato. Gerard, il terzo, Gerard Paul, poi scopriamo il nome della sorella. Gerard guardava la povera testa sballottata da sinistra a destra in un angolo del veicolo, la vedeva di sotto in su rischiarare l'angolo col suo pallone. Indovinava a fatica gli occhi chiusi e non distingueva che l'ombra delle narici e delle labbra attorno a cui rimanevano delle piccole croste di sangue. Mormorò fuori. Poi udiva, ma un'incredibile stanchezza gli impediva di rispondere. Fece scivolare la mano tra i pieghi delle mantelline e la posò sulla mano di Gerard. Di fronte a un pericolo di tal spazio bianco, di fronte a un pericolo di tal natura, l'infanzia si divide in due estremi. Non sospettando la profondità dove si ancora la vita con le sue potenti risorse, essa immagina subito il peggio. Ma questo peggio non le sembra affatto reale, a causa dell'impossibilità in cui si trova di prenderne in considerazione la morte. Perché lui si c'era, sta avendo l'impressione che l'amico stia morendo, anche per questo gesto che fa, che scopriamo che non è consueto, questo gesto di affetto, perché si trattano sempre come fanno spesso gli adolescenti, in maniera aggressiva. Gerard si ripeteva, col cuore, Paul sta morendo, ma non ci credeva. La morte di Paul gli sembrava la continuazione naturale di un sogno, un viaggio sulla neve che sarebbe durato per sempre. Perché se amava Paul come Paul amava D'Argelot, il prestigio di Paul agli occhi di Gerard si fondava sulla sua debolezza. E poiché Paul teneva lo sguardo fisso sul fuoco di un D'Argelot, Gerard, forte e giusto, lo avrebbe sorvegliato, spiato, protetto, impedendogli di bruciarsi. Era stato davvero stupido sotto il portico. Paul cercava D'Argelot, Gerard aveva voluto stupirlo con la sua indifferenza e lo stesso sentimento che spingeva Paul verso la battaglia lo aveva dissuaso dal seguito. Di lontano lo aveva visto cadere, macchiato di sangue, in una di quelle pose che tengono a distanza i curiosi. Temendo nel caso si fosse avvicinato che D'Argelot e il suo gruppo gli avrebbero impedito di dare l'avviso, si era precipitato in cerca di amici. Ora ritrovava il ritmo dell'abitudine, vigilava pure, era la sua consegna, lo portava via. Questo sogno lo innalzava in una zona d'estasi. Il silenzio della vettura, i riverberi luminosi, la sua missione, erano tutti elementi che concorrevano alla creazione di un incanto. Gli sembrava che la debolezza dell'amico si pietrificasse, che assumesse una grandezza definitiva e che la propria forza trovasse un fine in applicazione degna. D'improvviso pensò che aveva accusato D'Argelot, che era stato il rancore a suggerirgli quelle parole, a fargli commettere un'ingiustizia, ma poi l'avrebbe dimenticato l'incidente. Soprattutto bisognava tornare a ogni costo alla realtà dell'infanzia, realtà grave, eroica, misteriosa, che si alimenta di umili particolari e la cui magia viene brutalmente dissolta dalle domande degli amici. Questa è una specie di uscita dell'autore, capita spesso, non ve le leggerò molte, ma immaginate che spesso ci sono. L'automobile proseguiva la sua corsa in pieno cielo.
incrociavano gli astri, loro barbuti impregnavano i vetri appannati, sferzati da brevi baffi, e la cosa dei lampioni, le stelle che fanno lampioni. Improvvisamente si udirono due note lamentose, che ben presto divenivano laceranti, umani, inumani, i vetri tremarono, e il ciclone dei pompieri passò. Il pompieri è detto dopo le note lamentose, no? Attraverso gli zigzag disegnati nel nevischio, Gerard scorse la base degli edifici che si susseguivano urlando, le scale rosse, i lumi dal casco d'oro appollaiati nelle loro nicchie come allegorie. Il riflesso rosso dell'autopompa danzava sul volto di Paul. Gerard credette che si stesse rianimando, ma dopo il passaggio dell'ultima tromba ridivenne vivo. E fu allora Gerard notò come la mano stretta nella sua fosse calda e che questo calore rassicurante gli permetteva di giocare al gioco. Ed entra la parola chiave in assoluto del libro, giocare al gioco. Gioco è un termine molto inesatto, ma Paul designava in tal modo la semicoscienza in cui si immergono i ragazzi. Lui ne era diventato maestro, dominava lo spazio e il tempo, avviava dei sogni, li combinava con la realtà, sapeva vivere nella zona di mezzo, creando in classe un mondo dove la gelù lo ammirava e obbediva ai suoi ordini. Sta giocando al gioco, si chiede Gerard stringendo la mano calda e guardando avidamente la testa rovesciata. Questa è un'altra stranezza, perché siamo passati dall'imperfetto a un deciso presente, come se stessimo dentro questa scena, tra cui. Senza Paul quell'automobile ritorna, sarebbe stata un'automobile, quella neve la neve, quei lampioni dei lampioni, quel ritorno un ritorno. Era troppo grezzo per essersi inebriato da solo, Paul lo dominava, la sua influenza alla lunga aveva trasfigurato tutto. Invece di imparare la grammatica, l'aritmetica, la storia, la geografia, le scienze naturali, aveva imparato a dormire da sveglio un sonno che mette al riparo e restituisce agli oggetti il loro vero significato. Delle droghe orientali avrebbero agito su questi ragazzi nervosi, di nuovo in questione del tutto, che noi non accetteremo, e il medico ci cancellerebbe e ci direbbe no, deve scorrere, avrebbero agito su questi ragazzi nervosi con minore efficacia di una gomma o di un portapenne masticati di nascosto dietro il loro banco. Sta giocando al gioco, Gerard non si illudeva. Il gioco, giocato da Paul, era ben altra cosa. Il passaggio dei pompieri non poteva certo distrarlo. Cercò di riprendere il filo leggero, ma non c'era più tempo, erano quasi arrivati. L'automobile si fermò davanti alla porta. Paul uscì da suo torpore. Vuoi che ti aiuti? Domandò Gerard. Era inutile. Se Gerard lo sosteneva, sarebbe salito con le proprie gambe. Questo adesso sta avvenendo senza transizione, però leggo così perché c'è l'incontro con la sorella sulla porta. Vuoi che ti aiuti? Domandò Gerard. Sono usciti da questa atmosfera ovattata così, no? Usciti dalla macchina d'uscio. Era inutile, se Gerard lo sosteneva sarebbe salito con le proprie gambe. Per prima cosa Gerard doveva prendere della cartella. Sotto il peso della cartella e di Paul che sosteneva per la vita e che gli si appoggiava al collo col braccio sinistro ripiegato, Gerard salì le scale. Al primo piano si fermò. Una vecchia panca sventrata e coperta di velluto verde metteva in mostra il crine e le molle. Gerard vi depose il suo prezioso fardello, si avvicinò alla porta di destra e suonò. Si udirono dei passi, una sosta, un silenzio. Elisabeth! Cioè, Elisabeth, si pronuncia così. Il silenzio continuava. Elisabeth! Bisbigliò Gerard con decisione. Apra! Siamo noi! Si danno il legno. Questo è proprio una cosa del tempo, educatamente delle persone che non sono intime si danno e lei anche a 14 anni e lei 16. Apra, siamo noi, si sentì una voce sottile e autoritaria. Non vi apro, mi disgustate,
ne ho abbastanza di ragazzi, solo dei pazzi possono ritornare a questura. Crisbetti, insistette Gerard, apre in fretta, posta male. Dopo una pausa la porta si socchiuse, la voce si sentì attraverso la fessura. Sta male, è un trucco per farmi aprire. È vera questa bugia. Posta male, si spicci, sta tremando sulla panca. La porta si spalancò. Apparve una ragazza di 16 anni, assomigliava a Pulla, aveva i medesimi occhi azzurri, ombreggiati da ciglia nere, le stesse guance pallide, 2 anni di più. Prima ha detto lui aveva 14 anni, qua non dice lo dama, dice chiaramente. 2 anni di più accentuavano certe linee, sotto la capigliatura corta, ricciuta, il volto della sorella, cessando di essere una bozza, rendeva quello del fratello un po' mobile. Si organizzava, si affrettava disordinatamente verso la bellezza. Trovo questa, è impossibile non vedere, non tanto fisicamente, ma l'anima di un adolescente di un certo tipo, no? Si affrettava disordinatamente verso me. Dal vestibolo oscuro si vide emergere, però intanto stiamo anche in precise cose, ha molto oggetti, no? Il divano, la porta. Dal vestibolo oscuro si vide emergere dapprima il pallone di Elizabeth e la macchia di un vestibolo della cucina troppo lungo per lei. Perché? Qua faccio una pausa, scopo. Perché in realtà la ragazza, questi ragazzini non hanno il padre, perché il padre se ne è fuggito con una tizia. E la madre è entrata in uno stato di depressione, mezza malata, così eccetera, eccetera. Quindi la figlia accudisce la madre. Accudisce la madre, aveva l'aiuto del medico, però sostanzialmente accudisce la madre. E si sente molto presa da questa cosa che lei è. Grande, e che sostanzialmente la madre dipende da lei, come aveva detto dopo. La madre ormai si era lasciata andare, dice il libro, e non aveva più, e si appoggiava a questa. La realtà di ciò che lei credeva una frottola le impedì di uscire in un'esclamazione, cioè. Sorpresa dal fatto che non fosse una bugia, non ha l'esclamazione nei confronti, perché ricordate ci sono le croste di sangue, il fratello è pallidissimo, eccetera. Insieme a Gerard sostenne pure che barcollava e lasciava ciondolare la testa. Fin dal vestibolo Gerard volle spiegare la faccenda. Pezzo di idiota, sbuffò Elisabetta, non c'è verso che lei ne faccia una giusta. Non riesce a parlare senza urlare. Vuole forse che la mamma senta. Attraversarono la sala da pranzo girando intorno alla tavola e entrarono a destra nella camera dei ragazzi. Questa camera conteneva 2 minuscoli letti, un cassettone, un camino e 3 sedie. Fra i 2 letti una porta si apriva sul lavabo cucina, cui si accedeva anche dal vestibolo. A una prima occhiata la camera lasciava sorpresa. Senza i letti la si sarebbe detta un ripostiglio. Il pavimento era disseminato di scatole, di biancherie, di asciugamani di spugne. Un tappetino mostrava la corda. In mezzo al camino troneggiava un busto di gesso su cui erano stati aggiunti, con l'inchiostro, gli occhi e i baffi. Puntine da disegno fissavano dovunque pagine di riviste, di giornali, di programmi che ritraevano dive cinematografiche, pugili, assassini. Elizabeth si faceva strada a calci fra le scatole, imprecava. Infine stesero il malato su un letto ingombro di libri. Gerard fece il resoconto della battaglia. Letto ingombro di libri, non vanno a scuola ma leggono. Dopo dirà anche come leggono. È troppo, esclamò Elizabeth. Questi signori si divertono con le palle di neve mentre io faccio l'infermiera, mentre io curo mia madre ammalata. Mia madre ammalata, gridava. Contenta di queste parole che le davano importanza. Io curo mia madre ammalata e voi giocate a palle di neve. E lei, ne sono certa, è lei che ha trascinato quel pezzo di idiota. Gerard taceva, conosceva lo stile passionale del fratello e della sorella, il loro vocabolario studentesco, la loro tensione mai allentata, ma rimaneva timido e se ne addolorava sempre un po'.
chiuderà pure, lei o io, continuava la ragazza, perché se ne sta lì come un babbeo, mia piccola Lisbetta? Io non sono né Lisbetta né la sua piccola, la prego di essere corretto. E del resto, una voce lontana interruppe l'apostrofe. Gerard, vecchio mio, disse pur fra le labbra, non ascoltare quella ruida di faccia, è una scocciatrice. Elisabetta sobbalzò l'insulto, l'urida di faccia. Ebbene, miei cari, sbrigatevela da voi, curati da solo, è il colmo. Un idiota che non sopporta le palle di neve, io sono così pazza da farmi cattivo sangue. Guardi un po', Gerard, disse senza interrompersi. Con uno slancio improvviso gettò in aria la gamba destra, al di sopra della testa. Questa è una cosa da fare. Sono due settimane che ci provo, ricominciò l'esercizio. E ora esca, fili via! Cioè, attenzione, sono tutte cose diremmo noi da stizzati. Nella stessa sono quattro frasi, non di più. Il fratello, l'amico, guardi un po' Gerard, la sua prodezza con la gamba, e poi sono due settimane che ci provo a dire, ricominciò l'esercizio, mentre ricomincia l'esercizio dice ora esca, fili via, indicava la porta, Gerard esitava sulla soglia, forse balbettò bisognerebbe chiamare un medico. Elisabetta gettò di nuovo in aria la gamba. Un medico, aspettavo il suo consiglio. Lei è dotato di un'intelligenza veramente rara. Sappia che il medico visita la mamma alle 7 e gli farò vedere poi. E adesso fuori, concluse. E poi Gerard non sapeva che atteggiamento prendere. Lei sarebbe medico per caso? No, allora se ne vada. Ma se ne vuole andare! Picchiava a terra col piede, i suoi occhi brillavano di una luce dura. Gerard batté in ritirata. Poiché usciva rinculando e la sala da pranzo era immersa nell'oscurità, rovesciò una sedia. Idiota, idiota, ripeté la ragazza. Non la raccolga, ne rovescerebbe un'altra, fili via, presto, e soprattutto non sbatta la porta. Sul piano nostro Gerard pensò che l'automobile lo stava aspettando, eccetera, eccetera. E così finisce, diciamo, la scena di apertura di questa. Abbiamo tutto, pure, la stanza, i due fratelli, il loro continuo, che immaginavo che viene detto, continuo dialogare con queste cose schizzate al massimo, eccetera. Farsi dispetti, eccetera, dietro i quali però, vabbè, questa scena mi dà un'idea di, poi adesso purtroppo non leggo di tutto il pezzo, lo devo raccontare. La ragazza va dalla mamma, poi torna nella stanza di Felice Pulse, si è fatto male, così sembra una scena normale, però a un certo punto dice, perché tenete conto le stanze sono tutte contigue, no? Infatti ciò ha descritto la porta a Desi, bestia. Elisabetta tornò nella sua camera, Pulse era girato verso il muro, la fanciulla si chinò su di lui. Dormi, lasciami in pace, molto gentile, tu sei partito. Nel gergo fraterno, essere partito indicava lo stato provocato dal gioco. Dicevano, sto per partire, parto, sono partito. Disturbare il giocatore costituiva un errore imperdonabile. Tu sei partito e io sgorgo, sei uno sporco individuo, un tipo a pietro, dammi i piedi che ti levo le scarpe, sono gelato. Aspetta che ti preparo una bulla, la bulla è la casa. Posò le scarpe infangate accanto al busto e scomparve in cucina, si udì che accendeva il gas, poi ritornò e cominciò a spogliare pollo. Lui borbottava, ma senza opporre resistenza. Quando la sua collaborazione diventava indispensabile, Elisabetta diceva, alza la testa, oh, alza la gamba, oh, e se fai il morto non posso sfilare questa mano.
via via gli svuotava le tasche, gettò in terra un fazzoletto macchiato di inchiostro, delle esche, delle pasticche di zucchero a cui si erano incollati dei fiocchi lanosi, poi aprì un cassetto del comò e vi depose il resto. Una piccola mano d'avorio, una biglia d'agata, un cappuccio di stilografia. Era il tesoro. Un tesoro impossibile da descrivere, poiché gli oggetti del cassetto si erano talmente scostati dal loro uso, avevano acquistato un carattere talmente simbolico da non offrire al profano dello spettacolo di un ciarpane fatto di chiavi inglesi, tubetti d'aspirina, anelli di alluminio e bigodini. La bulla era pronta, cioè c'è un serrato che si unisce a dei frammenti poetici quasi, no? Cioè, però poi la bulla era pronta. Elisabetta scostò le coperte borbottando, spiegò una camicia da notte e rivoltò quella da giorno come si scuia un coniglio. Il corpo di Paul riusciva sempre ad addolcire i suoi modi bruschi. Di fronte a tanta grazia le venivano le lacrime agli occhi. Lo avvolse infine, questo flash, gli rincalzò le coperte e terminò le sue cure con un dorme imbecille, accompagnato dal gesto di addio. Poi l'occhio fisso, le sopracciglia aggrottate, la lingua che sporgeva leggermente tra le labbra, una cosa che tornerà. Eseguì qualche esercizio, diceva la grande. D'improvviso si chiude il campanello, il suono giungeva attutito, poiché la suoneria era stata fasciata di stracci. Era il medico. Elisabetta lo trascinò per la pelliccia fino al letto del fratello e gli espose i fatti. Lasciaci, Lisi, portami il termometro e aspettami in salotto, voglio auscultarlo, e non mi piace avere intorno gente che si muove e mi guarda. È un altro problema, è andato. Il medico dà la notizia che il fratello è grave, in realtà, perché aveva un problema che è stato acuito dalla palla, dalla pietra in realtà, e quindi deve stare a riposo. Deve stare a riposo e non deve andare a scuola assolutamente. Quando lo dice alla ragazza, lei va quasi nel panico, perché stava pensando di giocare il gioco, cioè di entrare in questo stadio di fantasticheria assoluta, e non ci riesce però. Mentre ci riesce, non ci riesce, in qualche modo si calma, arriva la realtà, diciamo, la notizia che il fratello sta male, lei si preoccupa, il medico dice non è il caso che esagero, perché eccetera eccetera. Paul dormiva, dopo la cosa, diciamo, concreta, azione, così, di nuovo un momento, per un attimo, così, diciamo, io lo chiamo di sogno. Paul dormiva, Elisabetta lo contemplava, ascoltando il suo respiro. Una passione violenta la trascinava dalle boccacce alle carezze. Non si stuzzica un malato che dorme, lo si esamina, si scoprono delle macchie viola sotto le sue palpebre. Si nota il labbro superiore che si gonfia e sporge sopra quello inferiore, si appoggia l'orecchio sul braccio innocente. Che tumulto dell'orecchio! Elisabetta si tappa, presente improvvisamente, l'orecchio sinistro, il suo rumore interno si unisce a quello di Paul, l'angoscia la invade, si direbbe che il tumulto aumenti, se aumenta ancora è la morte. Caro! Elisabetta lo sveglia. Che cosa? Paul si stira, vede un volto stralunato. Che cos'hai? Sei diventata matta? Io? Sì, tu, che seccatrice, non lasci nemmeno dormire la gente. La gente? Anch'io potrei dormire, ma io sto sveglia, io ti do da mangiare, io ascolto il tuo rumore. Che rumore? Un rumore terribile, idiota. E volevo darti una grossa notizia, ma visto che sono un idiota non te la dico. La grossa notizia allettava tutto. Cioè questo, bastano questi tocchi, no? E noi vediamo i ragazzi, cioè in una maniera incredibile, nonostante le stranezze, nonostante l'esagerazione anche di questo, il fatto che campano, succedono delle cose, però non vi posso raccontare minuto, perché voi tutti,
È una copia, secondo me, minore di questo qua. Questo per me è un capolavoro. Il disordine totale. Il disordine totale c'è. Madre e figlia. L'incesto è stato loro. L'incesto là c'è proprio. Qua l'incesto non accade. Diciamo adesso un attimo. Si capisce. L'incesto pervade totalmente tutto libero, ma non è consumato. Ma non è che non è consumato, questo è straordinario, non è che non è consumato per motivi etici, è perché sono troppo perversamente innocenti per consumarlo. E nel momento in cui si rendono coscienti, lei diventa cosciente della cosa, è tardi per una serie di eventi che poi intanto sono accaduti e che creano poi una morsa da romanzo quasi d'appendice verso un finale tragico. Per cui noi abbiamo una serie di tonalità, da quelle sognanti, la neve, che ritornerà ancora nel finale questa neve, e ritornerà fantasticamente, e lo devo dire perché non ce la facciamo leggere tutto, ritornerà nel finale, il finale si svolge in un altro appartamento, un appartamento sontuosissimo, che Elisabetta ha ereditato dal marito. Perché intanto a 18 anni, a 19 si sposa con uno di un ricchissimo miliardario, figlio di miliardario, di 2 anni più grande di lei. Decide di sposarlo, per ripicca sempre così, perché in realtà non è fratello, no? Questa è la verità della cosa. E in questa casa però, per un motivo o per un altro, ci rientrano di nuovo tutti quanti, lei, Paul, Gerard, e si aggiunge lui Moore, che sarebbe l'incomodo, sarebbe la realtà, diciamo così, Moore in un incidente, strozzato dalla sciarpa, come accade nella realtà, come sapete, alla grande Isadora Duncan, che è un top anche ironico a un certo punto, a far capire sto giocando con l'inverosimile, perché non mi interessa questo, quello che mi interessa sono i ragazzi e il gioco. Perché cosa succede? Cioè si riforma in questa casa un domestico e cose, c'è cioè il disordine. Quello che lui diceva, si riforma il disordine, non è solo il disordine esteriore, che si riforma proprio uguale, ma è questa specie di vita totalmente fantasticata. I parenti dell'Ibeto, sì, abbastanza. Loro leggo, un'altra piccola cosa, perché tutto è dosato, sembra così, però per esempio a un certo punto dice leggevano sempre gli stessi libri, cioè leggevano molto continuamente, infatti letti erano i compri di libri, e leggevano però sempre gli stessi libri, noi non sappiamo mai quali. A un certo punto citano loro, i ragazzi, una frase di Baudelaire, dei fiori del mare. E quindi noi capiamo in qualche modo che le letture sono letture sostanzialmente poetiche, no? Là non ha il significato di Baudelaire come davvero è come un adolescente legge i fiori del male. C'è una poesia che capisce e non capisce, così come loro capiscono e non capiscono, l'eros, la sensualità, e questo proprio viene mantenuto su un equilibrio estremamente difficile. Per sostanzialmente per tutto il libro, tranne quando poi c'è lo scioglimento che deve essere, che è tragico, e quindi segue una scansione estremamente rapida, proprio da ta ta ta, così, quasi geometrica, diciamo così. Questa cosa io mi sono sul rumore del libro idiota, volevo darti una grossa notizia, abbiamo riso la grossa notizia all'ottava pure, ma egli evitò un'astuzia troppo evidente. L'astuzia della sorella. Puoi tenertela la tua notizia, disse, me ne frego altamente. Elisabetta si spogliò. Non esisteva alcun imbarazzo tra sorella e fratello. La camera era un guscio in cui vivevano, si lavavano, si vestivano come due membra di uno stesso corpo. La fagiola depose su una sedia accanto al malato del manzo freddo, delle banane, del latte, trasportò delle paste dure e della granatina presso il letto muto e vi si coricò. Elisabetta masticava e leggeva in silenzio, ecco questo perché è importante, fanno sempre questo.
cioè mangiano a letto leggendo. Masticava e leggeva in silenzio, allorché fu divorato dalla curiosità, le chiese che cosa aveva detto il dottore. Poco gli importava la diagnosi, voleva la grossa notizia, e la notizia non poteva che venire di lì. E lei gli dice la grossa notizia è il fatto della scuola. Lui fa così, legge, ma che vuoi, perché cosa c'è di meglio? Vivremo sempre qui. Dice che bell'idiota, gli annunciano che non andrà più a scuola e lui si mette a piangere. Pensa che vivremo chiusi nella nostra camera. Ci saranno delle infermiere, il dottore l'ha promesso, e io uscirò soltanto per i dolci e i libri. Le lacrime disegnavano tracce umide sul povero volto pallido del fratello che si è messo a piangere, cioè il Gioiotti. Alcune di esse, cadendo dalla punta delle ciglia, battevano sul capezzale. Dinanzi a questo disastro che incuriosiva, Lise si mordeva le labbra. Ai FIFA chiese, poi scosse la testa a destra e a sinistra. Ti piace studiare? No. E allora, uffa, ascolta, lo scosso per il braccio, vuoi che giochiamo al gioco? Soffia del naso, guarda, ti ipnotizzo. Si avvicinò spalancando due occhi enormi. Pur piangeva, si inghiozzava, Elisabeth si sentiva stanca. Voleva giocare al gioco, voleva consolarlo, ipnotizzarlo, voleva capirlo. Ma il sonno spazzava via i suoi sforzi. Con dei larghi raggi neri che roteavano come quelli degli automobili sulla neve. E ritornava, direi quasi miracolosamente, l'immagine della nevicola. Prima di questa cosa, quello che faceva tanto il tipo così idiota, eccetera, eccetera, per dirvi, dopo che gli ha detto non tornerà più a scuola, lui si sente male perché pensa a darglielo, attenzione, il ragazzo, perché c'è anche questa tentazione, dico omosessuale, ma appesantisce questo il libro, cioè in tutto il libro questa cosa di amore trasversale, però veramente lo appesantirebbe. Lo dico per capirci, insomma. E non lo vede più, perciò si intristisce, attenzione. E dice, Lise, Lise, non mi sento bene, uffa, che barba. La fanciulla si alzò zoppicando con una gamba intorpidita. Che stava a letto, che cosa vuoi? Voglio che tu rimanga accanto a me, vicino al mio letto. Scoppiò in lacrime, così le lacrime che ho detto dopo. Singhiozzava come i bambini, sporgendo le labbra, imbrattate di lacrime e di moccio. Elisabetta tirò il proprio letto davanti alla porta della cucina che separa separa la cucina dalla stanza e tiene i letti separati, fin quasi a toccare il letto del fratello, separato dal suo solo da una sedia. Si collegò di nuovo e carezzò la mano dell'infelice. Calmati, via, disse. Calmati, succhio che via tra lui. Che bell'idiota, gli annunciano che non andrà più a scuola e lui si mette a piangere, il pezzo che viene letto. Beh, penso che ormai l'atmosfera sia... Quando torno alla casa, piccolo flashback che c'è, mettono in disordine questa casa, sontuosa, eccetera, c'è un ulteriore... cosa, e cioè innanzitutto nella trama, chiamiamola così, sono entrati questo ricco che sposa Elisabetta ed è entrata una ragazza invece che somiglia a loro, che è figlia di genitori, la madre di un matrimonio andata a loro, ai due fratelli, perché i genitori sono dei drogati sostanzialmente, cocainomani. E quindi la ragazza è stata a volte dagli zii, a volte qua, a volte là, dovuto lavorare da piccola facendo l'indossatrice a 16 anni, Agathe si chiama, no? Entra nella loro cerchia, attratta da questa specie di disordine in cui da un lato si sente protetta, dall'altro lo riconosce e si innamora del fratello. Si innamora del fratello, ma nessuno se ne accorge.
il fratello si innamora, e questo è ciò che poi provocherà la catastrofe finale, che io posso anche rivelare, ma vi consiglio di leggere, però se voi insistete posso rivelare. E il fratello si innamora di Agathe senza che lei se ne renda conto, perché, attenzione, la cosa di tutta questa atmosfera è che loro sono, io direi proprio il vecchio termine freudiano, perversi polimorfi. Cioè l'amore circola come una fantasia in loro, cioè è una fantasia che può andare da qualsiasi parte, non sono veramente, non riflettono, non c'è mai, tutto è molto, anche come avete visto il racconto, le cose succedono così, in realtà succedono così anche dentro di loro. Per esempio c'è una cosa fantastica, un parente intermezzo, l'unico in cui escono dalle case, ma vanno in un albergo. Perché Gerard convince lo zio a mandarli in vacanza tutti quanti. Notate, anche Gerard è orfano. Loro diventeranno orfani, fratelli, perché muore la madre. Qui sono totalmente liberi. L'altra ragazza è libera perché i genitori sono andati. Quello fu l'unico, diciamo, ragionevole, che infatti non li capisce tanto, vede solo che Elisabetta è bella, gli piace, così. Ma non entra nello, loro non lo fanno partecipare al gioco, muore, e quindi loro entrano in questo regno della libertà assoluta del fantastico. Nella vacanza che fanno, per esempio, ci sono scene tipo i due fratelli fanno il bagno insieme, in una detto in tre frasi, però è tre frasi punto, frase 1, frase 2, frase 3, cioè non è che viene enfatizzato che si scalciano dentro la vasca, anche in questa cosa che a noi potrebbe dare, come posso dire, un trasalimento, diciamo così, di rimozione morale, lui ci mette il fatto che si scalciano, si insolentiscono, che c'è la parte ragazzi, che ci fa sostanzialmente dimenticare, ingoiare, diciamo, il morboso, e non c'è neanche in mente morboso, nel senso che le righe sono troppo poche per far scattare in noi la protesta verso questo incesto aleggiante. Non lo vediamo, no, in realtà il morboso lo vediamo, no, in realtà non c'è, perché sono comunque situazioni, appunto questi adolescenti che crescono da soli, crescono in un momento in cui l'amore, l'amicizia, l'amore omosessuale, eterosessuale, ma soprattutto però attenzione, per quello che importa a tutto, la fantasticheria, la vita come immaginazione domina su tutto, e quindi la concretezza è anche poco in loro. Basti pensare, per dirvi un trucco, la cosa feuilleton, no? Che però pure diventa tutte le fritti, sostanzialmente leggendo, che cosa veramente strana, anche se lo te ne accorgi. Il fatto che i due Agathe, la ragazza esterna, diciamo, che entra poi nel gruppo, e il fratello non capiscono, perché fanno sempre tutti quanti questo gioco continuo dell'essere adolescente, di mettere in un certo senso in comune questa cosa. Quando che succede a un certo punto? E chi viene estraneato da questa cosa è Gerard, che è innamorato naturalmente da sempre, cioè del fratello, sì, ma in realtà passa dal fratello e dice, appunto, crescendo, viene detto anche questo, che in queste cose succede tutto, cioè loro arrivano dai 14 ai 18 circa, e lei a 20, 21, 18, 19, 20, ma vivendo sempre però come una specie di infanzia accelerata. E lui passa dall'amico alla sorella, seguendo la crescita, diciamo così. Come pure a un certo punto viene descritto che quello dopo la malattia cresce, si allunga proprio, perché ha avuto il classico, e lei comincia a sentirsi in uno stato di inferiorità fisica, mentre prima lo sopravanza di mezza testa,
che viene detto. Adesso lui lo sopra, la sopravanza di una testa, e questo naturalmente però lui è diventato, ci tiene a dire, sembrava che ne avesse 20, avendone 15. Lei ne ha 17, quando lui ne ha 15, e ne ha 17, dice, e ne dimostra quelli che ha, diciamo, no? E questo naturalmente sono tutti i dettagli che servono a far capire a chi non avesse capito le implicazioni tra i due fratelli, diciamo così, soprattutto di lei nei confronti del fratello, poi capiamo a un certo punto perché. Perché quando lei, quando c'è la storia d'amore non capita dai due, che succede? Che donna sta qua, lo dico perché è interessante come meccanismo. Fa capire anche l'autore di teatro, di vaudeville, di cose. Il fratello ricrea dentro il palazzo, dentro una stanza particolare fatta di vetrate che danno sulla strada, e qua ritorna la neve, come avete visto in quella geniale cosa delle rute, ritornano le luci della neve iniziale, questa atmosfera particolare, i lampioni in strada che si riflettono nei vetri di questa parte. Stanza grandissima, dentro questa stanza grandissima il fratello ricrea un'altra stanza dove va da solo con i lenzuoli da fare, ed è l'ultimo, noi capiamo poi dopo, alla fine solo lo capiamo, io ve lo dico in anticipo, che è l'ultimo fortino del sogno, l'ultimo arroccamento del sogno, l'ultimo momento di infanzia prima della catastrofe. E loro vanno naturalmente tutti quanti poi a scocciarlo, a dargli fastidio dentro il fortino, perché è diventato il simbolo in un certo senso di una resistenza, perché poi scopriremo che non riescono, verso la fine del libro, non riescono più a giocare il gioco. Mentre scopriamo che non riescono più a giocare il gioco, ormai la sessualità è diventata decisa, accade che Paul scrive una lettera alla ragazza. Però come mandare se lei vive là? E quindi la spedisce a se stesso, cioè con l'indirizzo di sé, la lettera arriva a casa e lui pensa che la ragazza l'ha letta e non gli ha risposto, anzi gli ha risposto con la sua impassibilità. In realtà lei è impaurita da lui perché lo ama, e quindi si mantiene, diciamo, in questo equivoco. A un certo punto c'è una scena fantastica dove la ragazza, la ragazzina in realtà, dice a Elisabeth, dice, comincia a confessarle che è innamorata. Elisabeth capisce, perché lei non fa il nome del fratello, è innamorata di Gerard, e la consola, tutta la tratta benissimo, e lei e dice che tu era sconvolta dal fatto che fosse tutto così semplice. Finché dice, perché l'equivoco continua, dice punto, trasformazione improvvisa, e qua noi veramente capiamo, se avessimo voluto avere dei dubbi, il fatto che lei non si è mai accorta che voleva, cioè ciò che lo desiderava il fratello. Ma qua cosa fa? Qua la vediamo agire da questo momento in poi come una specie di divinità da teatro greco. E lui nominava i parenti dei Bibbi e Dico, eccetera. Elisabeth, no, cioè cosa fa in sintesi, per dirvi la trama, che poi sembra una cosa lunghissima, ma viene in pochissime pagine. Continua a secondare la ragazza e dice, però non ti muovere, adesso io vado a parlare, gli dico questa cosa, stai qua però non ti muovere. Passa all'altra stanza, dalla stanza letto al fortino del fratello, va dal fratello e gli dice che Elisabeth è innamorata di Gerard e che lui se la deve scordare. E questo lo pensa mentre passa, lo pensa in corso d'opera. Mentre passa, Elisabeth dice al fratello che Agathe è innamorata di Gerard, non di lui. Quindi però batte in tonni, perché non sa bene come fa, sta inventando al momento. Il fratello si lascia sfuggire che gli ha scritto una lettera, è disperato, vuole morire perché lei non l'ama. Lei dice ama, lei ci aspetta, vado a dire, le dico che tu l'ami, cioè tipo
fa la stessa cosa che ha fatto lei, va alla ricerca della lettera e la trova tra le lettere arrivate e dice questo idiota l'ha spedita a se stesso, ritorna questo leitmotiv musicale. Questo è molto fedele. Detto, ma è chiaro che due pagine, prende la lettera, la legge e la distrugge. Torna dalla ragazza, va da Gerardo e dice, già tu non ti sei mai accorto, Gerardo all'inizio cioè, non ti sei mai accorto, comincia a sperare, lei così, dice Agathe ti ama. Ma io no, ma tu così può essere meraviglioso, così vivremo sempre insieme tutti quanti, sfruttando il fatto che lei sappia cioè, che il ragazzo è innamorato di lei da sempre, e noi poi veramente guardiamo tutti, uno partecipa con trepidazione a questa storia. Così, tanto che fa, dice soggiogandolo col fatto che lui era suo schiavo, diciamo così, per altri motivi, lo convince. Passa dalla tizia, da Agathe, e fa la stessa cosa, ma Agathe resiste finché le riesce a sfibrarla e a convincere che l'unica cosa da fare è che è vero, che lei ama Gerardo, in realtà non lo sa ancora, con questa specie di cose come ipnotizzato il fratello quando giocavano alla porta, in questo e crolla poi alla fine, cioè nel senso si sente una stanchezza enorme eccetera eccetera, e poi c'è una scena finale, non ve la dico, finisco. Sì, perché è il balzo, ricompare. Ricompare D'Argelò, ricompare, che è diventato ragazzo amato, ricompare in una cosa favolosa, cioè a un certo punto Elisabetta dopo questi fatti scopre di colpo, o prima, ora non ricordo bene, scopre, ha una specie di visione, che tutte le cose che loro hanno collezionato, la gran parte, le ha quasi prese tutte pure, le attrici, gli assassini, le foto, eccetera, somigliano a D'Argelò, una foto del quale è stata messa nel tesoro. Ha questa cosa. Questa cosa l'ha dopo un anno, un po' dopo, negli eventi tutti incastrati, così il fratello, ed è una specie di esplosione mentale questa qua, che è il fratello naturalmente, che tutte le fotografie in realtà che lui aveva raccolto avevano tutte una somiglianza con questo ragazzo. Il ragazzo ricompare tramite Gerard, questo è accaduto prima però, e ha continuato a creare questa atmosfera, cioè nella testa soprattutto del fratello, di la Agathe di cui è innamorato, questa scoperta che tutte le foto rimandavano a questo ragazzo della sua infanzia ormai, perché sono passati 4 anni da quando il fortino, l'infanzia a cui si aggrappa proprio come un disperato, quindi è uno sovreccitato, no? A un certo punto Gerard interviene quasi come il Deus Ex Machina e riporta D'Argelò nella vita di questi qua sotto forma di un regalo, una cassettina nella quale viene descritta, non viene detto, ma viene descritta una palla, un'autentica palla di oppio, perché D'Argelò commercia con l'Oriente e dalla testa che loro dicevano sempre i veleni, che cosa meravigliosa, noi dovremmo provarli, in quella loro gioco, ma anche con D'Argelò che diceva in classe questo, ed era l'unico modo in cui D'Argelò e Paul riuscivano a comunicare con questa fantasia dei veleni. Arriva questa, insomma, avete capito che a un certo punto noi non lo vediamo accadere, di colpo, sempre mentre stanno succedendo queste cose, la sorella dice la lettera, eccetera, il fratello disperato dal fatto che Agathe sposerà, perché non lo ama, addirittura l'amico Gerard, e che tutto è crollato, mangia un pezzo abbondante di oppio puro sostanzialmente.
e comincio a stare male, loro entrano in uno stato di panico, di parossismo, lui dice sei stato tu, io ti odio, ma io ti amo, cioè dice lei, cioè ti ho sempre voluto bene, così è. Sembra una comune 68. È la prima, però diciamo. Ah, quella che è anticipata. 1929, guardate lui che cosa ha detto. Va bene. Memoria di Gianco Francesco. Lui ha detto che aveva scatenato una sorta di meditatività. Tranne la coppia di fratelli che lo aveva ospitato per scrivere il romanzo. Ma scusa, finisce proprio così, Sharada si prende da oppio. Avvelenamento no. Mentre decidono se chiamare, sì, perché non se ne sono accorti. Perché non era chiaro. No, no, sicuro. Questo è. Giusto per... Il collegamento... Vabbè, qua dice... Agato urlava in un altro luogo, in un'altra epoca. Elisabetta e Fu se ne preoccupavano ancora meno che delle forti scosse che facevano tremare i vetri. La dura luce della lampada sostituiva il crepuscolo, tranne che dalla parte di Elisabetta, la quale riceveva il riflesso purpureo della stoffa rossa e vi si manteneva protetta, fabbricando il vuoto, trascinando pur verso un'ombra da cui lei osservava in piena luce. Il moribondo appariva sempre più estenuato. Si tendeva dalla parte di Elisabetta, dalla parte della neve, del gioco, della camera della loro infanzia. Nella morte lei si era ripreso. Un filo sottilissimo lo congiungeva alla vita, attaccava un pensiero diffuso al suo corpo di pietra. Distingueva male la sorella, una lunga figura che gridava il suo nome, perché al pari di un amante che ritarda il proprio piacere per attendere quello dell'amato, Elisabetta, un dito sul grilletto perché ha preso una pistola, attendeva lo spasimo mortale del fratello, gli gridava di raggiungerla, lo chiamava per nome, spiando il minuto splendido in cui si sarebbero appartenuti le mani. Pur sfinito lasciò cadere la testa. Elisabetta credette che fosse la fine, appoggiò la canna della rivoltella contro la tempia e sparò. La sua caduta trascinò uno dei paraventi e crollò sotto di lei con un fracasso spaventoso, scoprendo il pallido chiarore delle vetrate coperte di neve, aprendo nel recinto un'intima ferita da città bombardata, tramutando la camera segreta in un teatro aperto agli spettatori. Questi spettatori pur li distingueva dietro i vetri. Mentre Agato, morto di spavento, taceva, fissando il cadavere sanguinante di Elisabetta, pur distingueva all'esterno, assiepati tra i rigagnoli di neve e di ghiaccio disciolti, i nasi, le guance, le mani arrossate della battaglia a palle di neve. Riconosceva i volti, le mantelline, le sciarpe di lana, cercava da giù. Lui solo non scorgeva, non vedeva il suo gesto immenso, quando lanciava la mano di me. Vestito lo stesso immenso anche all'inizio. Paul, aiuto! Agato trema, si china. Ma che cosa vuole? Che cosa pretende? Gli occhi di Paul si spengono, il filo si spezza, e della camera dileguata non rimane che l'odore infetto e una piccola donna sul marciapiede che rimpicciolisce, che si allontana, che sconta. Perché la loro è commedia, sono coletto, c'è tutto lo stesso tema di questi anni, non c'è stato decennio. Infatti io avevo portato una successione dei confronti all'americano. Corrispondente alla descrizione che fa della scrittura, della sua scrittura. Avete visto anche, ho cercato di dare la punteggiatura che sembra... No, parole semplici, lessico facile, però la costruzione si ripetono anche le parole, però che ti dà il gesto ritmicamente.
una coscienza di sé, no? Come idea. Guarda, questo è stato scritto però in poco tempo. Cioè, lui dice uno stato di grande ispirazione. Che è una lucidità sulla propria struttura incredibile. Stava in ospedale a curarsi, questo potevamo dire tante volte, stava curando, disintossicandosi dall'occhio. Anche lui, Chico, anche lui, perché fumava. Per chiudere la registrazione.